non più un unico piano di zona, ma tre diverse strutture facenti capo ai tre distretti sanitari dell'Agro Nocerino Sarnese, il 60, il 61 e il 62. Finisce l'era del mega piano con 12 comuni di riferimento. La Giunta regionale ha approvato la riorganizzazione dell'ambito Salerno 1. La modifica diventa operativa con l'entrata in vigore del piano sociale regionale 2016-2018. Alla base della decisione le criticità evidenziatesi nella gestione unitaria ed associata degli interventi e dei servizi, in considerazione dell'estensione e delle caratteristiche geomorfologiche, socio-economiche e culturali della Valle del Sarno. Sono state accolte le istanze del coordinamento istituzionale, ha affermato l'assessore regionale Lucia Fortini, che lamentava crescenti difficoltà nel gestire un territorio con una popolazione molto numerosa, che tra l'altro esisteva su tre distretti sanitari con modalità operative differenti. La delegata del presidente Vincenzo De Luca alle politiche sociali ha detto che in questo modo si è dato ascolto alle legittime esigenze del territorio secondo la logica di concertazione e partecipazione che ha accompagnato tutta la stesura del nuovo piano sociale regionale triennale. La modifica, ribadiscono da Santa Lucia, non compromette in alcun modo la continuità dei servizi erogati ai cittadini dell'ambito S1 e individua in via provvisoria come comuni capofila di ciascun nuovo ambito quelli con una maggiore popolazione residente, ovvero Nocera Inferiore, Scafati e Pagani. Soddisfatto per la decisione della Giunta regionale, il presidente della provincia e il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora. Questa decisione, ha detto, è frutto di un intenso lavoro sinergico dei sindaci dell'intera Valle del Sarno. Chiaramente sono tecnici comunali.